Bon, non compro. E ho finito! Come finito? Grande è poco! Io finito. No! E beh, il tempo c'è! E dammi il tempo supplementare! E quanto tempo vuoi? Che ne so, 10 minuti! Ma che 10 minuti? Oh, che è finito? Allora, il tempo è scaduto! Allora, la lettera di Z, nomi con la Z, che hai scritto? Niente! Zorro! Zambana! Nomi con la Z, Zambana! Zorro, Zambana! Eppure io potevo scrivere Zorro, Zambana! Zorro è il nome, Zambana è anima, vatti, va, 10 a me! Cose con la Z, che hai scritto? Che hai scritto? Niente. Zambogna, può andare, zio. Zio, una cosa. Ma io mi ha fatto appena camminare, zio, c'è cioè, un comodino. Mia zia, mio zio, mi ricordi se voglio fare proprio un coso. Ah. Beh, vabbè, 5 punti allora. Animali con la Z, che è scritto? Zebra. Zebra, zebra. E tu che hai scritto? Niente. Zebra, 5 punti ciascuno, sadoka. Colori con la Z? Colori con la Z? C'è scritto? No. Io ce l'ho. Azzurro! C'è lo azzurro. Azzurro! Che c'è da azzurro? Si dice qua da azzurro. Stata l'uomo. Azzurro. 10 punti a me. Oh, ma io penso a quello che mi ha orato. Invece... Ma così, più da più niente. Città con la Z che avete scritto? Che hai scritto? Niente. Proprio niente. Niente, niente. Proprio tu. Un velo proprio. Città Zurigo. Bitondo, no. Bitto con la Z, proprio. Niente. Questa è la bronza di tutti, la bronza di tutti. 40 punti a me. Me, l'altra lettera. Ah no, mo tocca a me, mo tocca a me. Mi raccomando, Mi raccomando. X. Peggio della Z. Vai lì. Ehi, superiore, nome, corazione e cose. Così? Con la Z, no, però con la Z. Nome con la X. Con la I, con la X. Quel giocone, nome anima. Dillo solo a me. Che cosa? Che cosa? Con la X. Nome con la X. Con la X. X. Nome con la X, X. Xavier. Sì? Xavier. Xavier. È portoghese, Vabbè, ma voi che cosa? E cosa con la X? Cose. Lo xilofono. Uno strumento. Vabbè, ma voi che cosa? Scrivi. E animali con la X? Animali con la X. Il soldo. No. Scusi, sono venuto qui per un altro motivo. Dobbiamo andare, forse, dobbiamo andare che abbiamo comprato delle scrivanie nuove. E quelle vecchie dobbiamo portare giù, che le dobbiamo spostare, dobbiamo mettere in cantina. Noi che c'entra. Come? Che giustamente. Ma venite a lavorare, bene. Siamo di posto, dentro. No, comunque, superiore. Sì, sto qua. No, io volevo dire che io quando andavo alla la prima elementare che facevo l'educazione fisica, mi avevano dato le sonero all'educazione fisica, al movimento, per cui sto esonerato. Dalla scuola vale ancora adesso. È chiaro, non è che un cane è un membro della vita. Io sono stato condannato all'ergastolo, noi lavori forzati. Ma fatti! Mi hanno visto sbaglio. Sì, lo so. Spero, io faccio il direttore di trasporto. Vabbè, andiamo. Dirigo lo trasportamento. Andiamo. Finalmente! Si è chiusa a scatto la porta! Stacchiamolo proprio! No, è pesantissimo, è un chiappone però! Cominciamo. Dobbiamo cambiare un po' la porta oppure dobbiamo mettere... Signora, che dobbiamo cambiare! Voi arrivando cominciate a cambiare qua! Ma lo volete capire che è il primo giorno di lavoro oggi? Cominciamo bene! Scusi! Madonna, è caduto! Ma chi? E mia suocera, la signora Catacchiona grande. Signore, sentite bene, voi siete fortunata. E l'ammetto anche per pulire i piedi alle persone. Ma, insomma, vi rendete conto che questo è un condominio? Che dobbiamo fare qua? Il gobbo di Notre Dame dobbiamo fare. Oh, ancora. Mamma, adesso basta. Per piacere! Fammi parlare! No, scusate, non si usano le maniere corte, mia suocera. Voi siete fortunata perché io sono il vice amministratore, perché se ero l'amministratore... E comunque, quando torna lui, ve la vedete con lui, madonna... Ma magari rimane impiccata, magari, guardala! Guarda, bene, ascoltate, queste sono le chiavi. Là dentro ci sta il secchio, la mazza e la scopa, la mazza per lavare a terra e la paletta. Mi raccomando, faccio bene. Bene, bene, i vetri e soprattutto la piloccia. La piloccia non la voglio vedere. Cos'è la pirocila?
La piloccia, signora, la piloccia, i peli della polvere, com'è che... per piacere, io non vi posso guardare, non senta, vi posso guardare. Scusi, mia suocera è così, è anziana, non capisce niente, fa solo casino, per cui questo è il problema nostro. Beh, mamma adesso se ne è andato. Scusi, veramente, non si ripeterà mai più. Speriamo. Mannaggia, mannaggia, l'hai detta, cornaccia, tieni, ci mette. Guarda, il tappeto. Qua non possiamo fare brutte figure, sennò la prima cos'è? Il licenziamento in tronco. Me, entra, dai. Me, forza. Ma tu mi stavi spaccando la testa, sai? Che vuoi a me? Ma. E vedi un poco, va. Ma che è qua? La vaschetta, il bicarbonato, che dobbiamo fare? Non è questa la roba che ci serve per le pulizie? Ma mi ha fatto innervosire a sé, sta stronza proprio! Buongiorno. Signora. Ehi! E voi che ci fa? Ma qual buon vento! Guarda un po', uno arriva nel posto suo e trova... Che ci fa? A Pisciotto davanti agli occhi. No, no, pure voi. Sì, sta pure mamma, siamo tutti qua. Tu che cosa stai a fare qua? Ma io che sto a fare qua, questo è il condominio dove sono venuta a fare il colloquio. Quando sei venuta? Perché i colloqui sono terminati. Quando sei venuta? Oggi io c'avevo il colloquio. Oh, già sapete, avevi, ma la raccomandazione dell'onorevole Pecorella. A me del colloquio in questo condominio, signorina. E ce l'hai la raccomandazione dell'onorevole Pecorella? E quello è il problema, che io l'ho perso. Ma che sta succedendo? Lascia, lascia. Siccome mamma sta un po' irrequieta oggi, me la sono dovuta portare appresso. La lettera che ho perso dentro la casa l'hai vostra. L'hai persa, è vero. Quella è la tragedia. E sto agitato, signora Paz, sto agitato. Che oggi c'avevo il colloquio. Tutto agitato. Sto tutto nervoso. E voi lo sapete cosa mi fa l'agitazione a me? Sì, ma noi... Signora Paz, io pur di fare il colloquio... Niente di meno! Lo devo fare. Cioè, ti sei portato il culo, ma quello fa vomitare se se ne beve un po'. No, questo mi fa concentrare. Tu sei proprio... Ah, la pezza, brava mamma, che mo l'abbiamo a terra. La borsa, non so dove la devo mettere perché qua ce la fregano. Questo mi fa concentrare, signora Paz. Sì, bravo. La no, volete favorire? No, no. Ecco. Finalmente esce, mo deve scassare tutto, così finiamo qua la giornata nostra di lavoro. Ecco. Già ci dobbiamo riposare, forza! Con la muscolatura, va bene! Allora, questa curva, come la vuoi? Questa curva mi fai una sgommata a sinistra e te ne vai bella direttamente a destra. Sì, beh. Sai, sgomma a sinistra. Sì. Un, due, a sinistra. Un, due. Un, due. Un, due. Respirazione artificiale. Due con uno e due. Uno e due, madonna, c'è sta scena, è come se va più tutto bene. Roba fresca. Roba fresca, la puntata. Andiamo. Forza che qua ci siamo. Questa curva, come la volete? Questa curva la facciamo circonflessa. Circonflessa. Facciamo una circonflessione così a terra. Io devo salire. Ah. C'è tutto l'ingombro, devo salire. C'è tutto l'ingombro, sgombra, Dovete andare via, dovete andare indietro, devo salire, capito? Vabbè, devo salire. Fateci arrivare là che siamo arrivati. Non è possibile, andate indietro che devo salire, vabbè. Andate indietro che devo salire. Andate indietro, adesso! Oh, cosa parla a proposito? Ma voi sapete chi sono io? No. No. Non sapete chi sono io? No. E ve lo dico io. Io sono Pasquale, lo scuole, chiaro. E sapete perché mi chiamano così? No. Vuole sapere? Tu lo sai perché? Vieni qua. Stai zittolo. Vieni qua. Perché prendo un braccio. E con un bosso, aspetta me. Non mi educare. Pasquale, lo scuole, sono io. Devi rispettare. Sei Pasquale, lo scuole. Sei con un morso, stacca. Stacca. Attacca. Attacca a nuca. Avete capito bene? Dietro, pronto. Ingegner. Retromarch con tre. Hop. Hey. Hop. Hey. Hop. La fatica si chiama cacozia, meno mangozia, meno mangozza.